E adesso ascoltiamo le parole dell'Apostolo, le parole del nostro Arcivescovo. Non possiamo cominciare questo momento di riflessione senza ricordare il dono grande che il Signore ha fatto alla nostra Chiesa per mezzo dello Spirito Santo ieri sera, dandoci la gioia di avere un nuovo sacerdote, Don Giulio Boldrin. Ma oggi rinnova la nostra gioia conferendo il dono dello Spirito a un gruppo di ragazzi di questa parrocchia e a una decina e più di adulti di varie parrocchie di Gorizia. Sia i ragazzi sia gli adulti si sono preparati a lungo a questa celebrazione. I ragazzi me lo hanno detto nell'incontro di qualche giorno fa e nelle lettere che mi hanno scritto, hanno percorso un bel cammino insieme di conoscenza di Gesù e di esperienza di vita cristiana che mi auguro possa continuare. E per gli adulti è giusto ricordare anche il loro impegno fedele che li ha condotti in questo Duomo le sere dei venerdì di Quaresima per un itinerario che li ha portati a riscoprire il senso del battesimo e del loro essere cristiani. Scegliere la cresima, di ricevere la cresima quando ormai si è adulti, non è completare una specie di iter burocratico cristiano, avere tutti i timbri che ci vogliono per sposarsi o per altre cose, ma invece accogliere la pienezza del dono dello Spirito per essere suoi figli di Dio, per essere figli di Dio e vivere secondo il Vangelo. Anche per loro il cammino deve continuare nell'approfondimento del rapporto personale con Gesù, nel desiderio di aumentare la conoscenza del Vangelo e nella decisione di vivere in modo attivo e partecipato dentro la comunità cristiana. Ma a sua volta la comunità cristiana è chiamata a essere realmente accogliente, sia nei confronti dei ragazzi, sia degli adulti, considerando la loro cresima non un fatto privato, ma un dono che accresce e rafforza la stessa comunità. Ma torniamo all'ordinazione di ieri sera. Viene spontaneo domandarsi: è più importante Don Giulio o siete più importanti voi? Certo, avere un sacerdote per la nostra diocesi, che ne ha per ora un numero sufficiente, ma ha molti anziani ammalati, è qualcosa di decisivo, di atteso. Pensate, ieri per esempio mi è arrivata una mail di due genitori che chiedono, di una parrocchia della nostra diocesi, che chiedono un prete giovane per la loro parrocchia e lamentano che i ragazzi sono un po' abbandonati. E purtroppo non ho ancora risposto, ma dovrò rispondere, dispiaciuto che non ne abbiamo, e invece incoraggiarli a fare qualcosa loro per quel che riescono. Certo, speriamo che qualche giovane già da quest'anno segua l'esempio di Don Giulio. Potremmo avere così un'altra ordinazione, ma tra 6 anni, perché c'è il lungo cammino del seminario. E ci auguriamo che nel frattempo il Signore conservi in salute i nostri preti e spinga i fedeli laici a un maggior impegno a favore delle nostre parrocchie. Ma torniamo però alla domanda: chi è più importante? La risposta ci viene dalla parola di Dio e precisamente dalla seconda lettura, che afferma: noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo. Tutti i credenti, quindi, e non solo i preti ricevono lo Spirito Santo già nel battesimo e poi viene confermato questo dono nella cresima. E a ciascuno, e non solo a qualche privilegiato, lo Spirito Santo dà un dono speciale, un dono diverso, ma non per questo meno bello e significativo. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune, dice San Paolo. È interessante questa conclusione, per il bene comune. Non importa allora se una persona ha il dono di diventare prete, un'altra di fare lo sposo, il papà, un'altra di essere mamma, qualcun altro di fare il lettore, l'animatore dei ragazzi, o avere una professione piuttosto che un'altra, una funzione, un compito nella società o nella Chiesa. Perché tutti siamo uguali nella nostra
dignità di figli e di figli di Dio e siamo chiamati a essere una sola realtà. Sempre Paolo dice: come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Ecco, dovremmo essere più consapevoli di questo, già da ragazzi. Non sono un isolato come cristiano, come cristiana, ho un dono che non posso tenere solo per me e ho la gioia di essere arricchito dai doni degli altri. Doni non solo personali, ma per così dire sociali e culturali. Ed è significativo il fatto che la prima lettura, descrivendoci la Pentecoste, presenti non tanto persone diverse, ma popoli, lingue, culture diverse. Il Vangelo non trova ostacoli nella diversità di cultura, lingua, mentalità, anzi, si incarna in ogni realtà e vi riconosce una grande ricchezza che l'annuncio di Gesù morto e risorto valorizza e rende ancora più affascinante. La nostra Chiesa di Gorizia ha una forte sensibilità missionaria, questo è un dono suo molto bello, ed è giusto ricordare quest'oggi a Pentecoste, dove nel Vangelo Gesù manda i suoi apostoli, come il Padre ha mandato a me, anch'io mando a voi, li manda con la forza dello Spirito Santo a portare l'annuncio della salvezza e del perdono. Talvolta però il nostro impegno missionario rischia di concentrarsi soprattutto nel raccogliere o inviare qualche aiuto ai diversi paesi cosiddetti di missione, che è una cosa bella e da incoraggiare, ma però dovremmo approfittare del rapporto con gli altri che si instaura con i cristiani che abitano anche a migliaia di chilometri di distanza da noi per conoscerci di più a vicenda, per vedere come il Vangelo di Gesù morto e risorto è una buona notizia per ogni uomo e ogni donna, per ogni ragazzo, per ogni ragazza, in Italia, come in Germania, in Argentina, come in Costa d'Avorio, in Cina, insomma, dappertutto. E vedere anche come ogni popolo, ogni comunità cristiana, grazie al dono dello Spirito, sa portare qualcosa di buono e di bello anche agli altri. Anche noi di Gorizia, quindi, appartenenti a una chiesa nata all'inizio, o quasi, del cristianesimo, lo ricorda proprio Aquileia, possiamo imparare molto dagli altri, come possiamo donare molto agli altri. E certamente nei percorsi di preparazione alla cresima dei ragazzi e degli adulti sicuramente ci sono già queste attenzioni missionarie, ma dovranno essere ancora di più. Voglio concludere con tre auguri speciali per i crisamandi, sia ragazzi sia adulti. Il primo è quello di essere contenti di ricevere il dono dello Spirito Santo. Il Vangelo è una buona notizia e ci porta gioia, come ci ricorda spesso Papa Francesco, ma come ci ricorda anche il Vangelo quando gli apostoli hanno visto il Signore risorto. Il secondo augurio, lo dico soprattutto per i ragazzi, ma vale anche per gli adulti, è quello di scoprire il dono speciale che lo Spirito Santo vi dà per essere cristiani, ciascuno in modo personale, originale e bello. Il terzo augurio è quello di sentirvi sempre più parte della Chiesa, delle vostre comunità parrocchiali, dei vari gruppi che si frequentano, ma anche della Chiesa universale che raggiunge ogni parte del mondo ed è fatta da cristiani che sono nostri fratelli e sono nostre sorelle. Un sentirsi parte della Chiesa che ci impegna, ce l'ha ricordato San Paolo, a usare i doni che abbiamo ricevuto, che oggi state per ricevere, per il bene di tutti.